Teledurruti, Fulvio Abate, candidato alla presidenza della Repubblica Italiana, Consituazionismo e Libertà, la nostra bandiera, disegnata da Volinsky. Leggerò adesso i punti programmatici della nostra candidatura. Decreto di abolizione del lavoro. Non sarà facile. Ma noi ci proviamo. Decreto che stabilisce la seguente realtà. La religione è un fatto privato, così come ritirarsi a sorseggiare un bicchiere di Chivas Regal nel locale detto tavernetta ricavato nel piano già interrato del proprio villino o villetta. Decreto di istituzione della figura dell'operatore sessuale di quartiere, in luogo del poliziotto di quartiere. Sia in funzione etero, sia in funzione homo, o comunque interscambiabili, a seconda dei piaceri che si desiderano, che si dovessero desiderare, per concorso pubblico si intende. Libertà civili, al quarto punto, divorzio omosessuale, il matrimonio è assai poco. Provvedimenti immediati, indietro Savoia, nel senso che li riportiamo a Cascais e li accompagna l'Apo El Khan con la sua auto decorata con motivi di a telo mimetico, e già che c'è, resta lì con loro per risarcire la classe operaia e il paese di tutto ciò che questa e tutti noi abbiamo subito dalla famiglia Agnelli nel corso dei decenni. Sesto punto, apertura degli archivi dei servizi segreti del Ministero degli Interni, ciò che Napolitano non fece da ministro lì al Viminale, renderemo noti i dettagli vivi sulle stragi impunite. Non si può tollerare che il silenzio intorno a Piazza Fontana e tutto il resto legittimino fiction come Romanzo Criminale o La Banda della Magliana. Settimo punto, Raffaella Carrà, dichiarata fuori legge. Non è lei gli anni 70. Gli anni 70 sono i ragazzi che scesero in dovunque a fare l'amore e non certo a guardare la televisione con l'ombelico. Ottavo punto, legalizzazione delle droghe leggere. Nono punto, divise da Zorro per i corazzieri, come ci è stato richiesto, e i casellanti autostradali. Nel caso si tratti di donne, si potrà optare fra Wonder Woman e Silva Coscina nel film La battaglia dell'Anaretra, dove interpreta appunto una partigiana. Decimo punto, e ultimo, gli istituti alberghieri verranno intitolati alla memoria di Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, Mario Carotenuto, attore romano, Simone Veil, santa laica. E questi sono i punti del nostro programma di Situazionismo e Libertà. Vi invitiamo a votarci, c'è in atto una consultazione online, troverete sotto il link sul sito del Fatto Quotidiano, e lì stiamo, Fulvio Abate, il marchese Fulvio Abate sta già oltre, abbiamo surclassato Umberto Eco, fra l'altro. Vi chiediamo di sostenerci. Situazionismo e libertà. Dimenticavo, basta fatti, soltanto immaginazione.